Io oggi parlerò in quest'Aula non di compravendita di senatori, di Prima Repubblica, di Prodi, di Mastella. Mancano vaccini, mancano insegnanti, mancano rimborsi alle imprese. Vengono mandati al macello centinaia di migliaia di studenti senza minimi criteri di sicurezza e questi stanno a contare sul senatore a vita che va e che viene e sul fuoriuscito da convincere a suon di poltrone. L'Italia vera è fuori da questo palazzo, purtroppo. In questo periodo l'Italia vera ha bisogno di una crisi politica, secondo me. Ah, chiedetelo al governo. Se la stanno cantando e suonando loro, Si può fermare, Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti, se la stanno cantando e suonando loro. Noi ci saremmo volentieri occupando di altro. Ripeto, sono molto preoccupato, ho sentito i governatori che stanno fermando i piani di vaccinazione perché dall'Europa non arrivano i vaccini promessi. Ho sentito i rappresentanti degli studenti e degli insegnanti che ritengono che non ci siano le condizioni di andare a scuola in sicurezza, cosa che la Zolina invece pensa. E ho sentito i rappresentanti delle imprese, degli artigiani e dei professionisti che non hanno ancora visto un euro in molti casi rispetto alle promesse fatte. Quindi scuola, lavoro e salute. E siamo qua a parlare di Mastella. Arriva o non arriva il senatore a vita dall'altra parte del mondo e l'eletto all'estero avrà preso la coincidenza. È squallido. Onorevole, è squallido. Scusi.